Ci siamo ragazzi, un altro anno di combattimenti giunge al termine, quindi stavolta per celebrarlo abbiamo preparato gli Oscar delle Manache, gli IFM Awards. Partiamo con il premio miglior prospect dell'anno. Molti sono stati nuovi entrati ad impressionarci nel 2021. Al quarto posto Ian Garry, detto The Future, peso welter irlandese che colleziona 8 vittorie in 2 anni di carriera, debuttando col botto in UFC grazie a un KO. Al terzo posto Adrian Yanez, texano 28enne dei pesi gallo che già aveva fatto bene nel 2020 venendo dal Contender Series, e nel 2021 si consolida con 3 vittorie di cui 2 Performance of the Night e un Fight of the Night. Al secondo posto Alex Pereira, l'anti Adesayan, venuto con una navicella spaziale dal mondo della kickboxing per assaltare il titolo dei pesi medi. Al suo debutto ha finalizzato il suo avversario con una tremenda ginocchiata, ma la strada per lui è ancora molto lunga. E il premio come miglior nuovo entrato dell'anno nella gabbia di matti più ambita al mondo va a Paddy Pimblett. Paddy ha ricevuto un'accoglienza da parte del pubblico paragonabile al primo McGregor, e come esso ne condivide il medesimo percorso consolidato in Cage Warrior. Al suo debutto ha rischiato grosso, ma è riuscito a conquistare la vittoria regalando grandissime emozioni. E adesso ragazzi passiamo al miglior KO dell'anno. Al quarto posto il carcere rotante di Ignacio Bahamondes, che ci regala una foto da paura. Al terzo posto l'high kick di Rose Namajunas su Weili Zhang, con sottofondo geopolitico degno di sceneggiature alla Sylvester Stallone. Al secondo posto la macro tumpulata di Kamaru Usman, che spegne Masvidal in una nube di gocce di sudore esplose all'impatto. E il miglior KO del 2021 è la ginocchiata d'incontro di Cory Sandhagen, che congela un Frankie Edgar totalmente pietrificato. E passando alle sottomissioni, c'è da divertirsi ragazzi, perché abbiamo visto un botto di roba. C'è da citare sicuramente la Darth Choke di Luque sul decadente Woodley, la Kimura di Makachev guidato a voce dal sommo Khabib al primo round contro Dan Hooker. Ma partendo dai quattro, secondo me la Rear Naked Choke di Glover Teixeira, una esecuzione classica avvenuta dopo un'altrettanto classica percussione in Ground and Pound, ma di un calibro pazzesco se si considera il contesto. Al terzo posto la performance terrificante di Chimaev, che si carica il suo avversario in spalla praticamente inerme, lo porta dove vuole e poi lo strangola con una semplicità ed un cinismo disarmante. Al secondo posto invece la Rear Naked Choke di Moreno su Figueiredo, che è bella perché viene eseguita con lo stesso impeto di una combinazione di colpi che porta al KO. Difatti i movimenti di Moreno sono una serie progressiva ed inesorabile che parte dalla guardia in piedi e arriva in pochi secondi alla finalizzazione. Ma al numero uno come miglior sottomissione dell'anno, per importanza, per complessità, per spettacolarità, non potevamo non mettere la Mataleão di Charles Oliveira, che si aggrappa come uno zaino alla schiena di Dustin Poirier e lo sottomette in piedi. E ora passiamo al miglior match del 2021, dove al quarto posto troviamo la battaglia tra Kevin Kattar e Max Holloway, con quest'ultimo che ci ha regalato le scene di cazzimma più incisive che abbiamo visto nella nostra vita. Al terzo posto la fresca difesa al titolo di Oliveira su Poirier, che ci ha impressionato a tutti. Al secondo posto lo sconvolgente match per il titolo dei leggeri con ancora Oliveira e Chandler, dove abbiamo visto di tutto in un match con vari capovolgimenti di fronte. E il miglior match di MMA del 2021 è Michael Chandler contro Justin Gaethje. Non un semplice match, ma una passione viscerale espressa a suon di cazzotti che ricorda le battaglie epiche di pugilato tra Gatti e Ward e che tutti vorremmo rivedere per una seconda volta. E il mio miglior fighter dell'anno non c'è molto da dibattere: tra i vari Ngannou, Adesanya e tutti gli altri campioni spicca di certo l'aurea di invincibilità che ruota alle difese di Usman messe a segno quest'anno. Quindi se c'è da scegliere il fighter migliore dell'anno è sicuramente Kamaru Usman. Così come non c'è molto da dibattere sul miglior fighter italiano del 2021, che si riconferma Marvin Vettori con l'assalto al titolo nei 5 round contro Adesanya e il marcamento di territorio nel match pazzesco contro Costa. Un premio d'obbligo all'upset dell'anno che va sicuramente a Giuliana Pegna, che è riuscito a spodestare la Nunes in un match incredibile, e un altro premio alla carriera per Jose Aldo, che si reinventa in un'altra categoria. E adesso ragazzi passiamo al mondo degli sport da combattimento in generale, perché come fighter più forte in assoluto di quest'anno al quarto posto c'è il fighter che ha compiuto l'impresa più eclatante dell'anno, Superbon Banchamek, che è riuscito a diventare il secondo uomo sulla terra capace di mettere KO Giorgio Petrosian. Al terzo posto Tyson Fury, che replica il successo dell'anno prima in un match che ha segnato la storia di questo sport. Al secondo posto Canelo, che fa semplicemente il Canelo in un anno in cui l'abbiamo visto anche subire qualche colpo senza mai però mancare l'obiettivo. Ma il miglior fighter degli sport da combattimento 2021 a mio avviso è Oleksandr Usyk, che con la sua faccia criminale salendo nei massimi ha sbaragliato il campione e si è preso quasi tutto, quasi.
E per concludere, ragazzi, un premio che probabilmente nessuno ha rilasciato degli altri magazine internazionali che parlano di sport a combattimento, ovvero il primo premio al miglior sminchio boxer dell'anno. In questo anno, tra ring triangolari, match crossover e fight tra piccoletti, ne abbiamo viste veramente di tutte. Perciò, senza troppi indugi, al quarto posto la vergognosa vittoria di Vitor Belfort su Evander Holyfield, drammaticamente da pensione, che ha regalato il peggio visto finora dalla sminchia disciplina. Al terzo posto Logan Paul contro Mayweather in un match palesemente fake, dove però abbiamo potuto contare qualche colpo vero ogni tanto, rendendo la cosa abbastanza passabile. Al secondo posto Anderson Silva, che fa leva sulla nostra nostalgia umiliando Tito Ortiz sul ring, una roba senza senso, me ne rendo conto, però è sempre bello vedere Spider-Son Silva fare sport in diretta. E il premio esclusivo di migliore sminchio boxer del 2021 va a Jake Paul. Sta sulle scatole a tutti, fa discutere moltissimo ed ha reso pagliacci degli ex campioni di MMA super rispettati. Ma sta di fatto che, date alla mano, il suo percorso graduale nel pugilato è molto più dignitoso di alcuni pugili che si gonfiano il record con dei mestieranti. È praticamente il capostipite di questa nuova forma di intrattenimento e in qualche maniera sta facendo un sacco di soldi. Detto ciò, ragazzi, questa è la mia personale premiazione dei migliori fighter dell'anno, le migliori cose che abbiamo visto quest'anno nel mondo degli sport a combattimento. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA,